start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti su Indie Gameplay Ita, se per voi è la prima visita. Oggi voglio fare questo vlog per spiegare un po' ai nuovi la filosofia che ho nel portare avanti il canale, cosa penso anche di ciò che vedo qua e là sul tubo e sui siti di streaming. Voglio fare un piccolo discorso con voi. Premetto ai nuovi e ricordo anche ai vecchi utenti, insomma, che ho scelto io di occuparmi di giochi e di temi videoludici di nicchia. Quindi io sono pienamente consapevole che la crescita in questi 9 anni di canale, quasi 10, sia stata comunque ridotta rispetto a tanti altri, ma di questo io non mi lamento. Quindi se arrivate qui sul canale vedete però fai botto di migliaia di video, ma è perché sono un canale un po' particolare e qui poi ne parleremo a fine video. Quello che voglio dire soprattutto ai nuovi è che io cerco di portare un'esperienza a chi guarda il video. Insomma, presento i giochi come se voi foste il mio amico che veniva a casa dopo la scuola per vedere il gioco che io avevo appena acquistato. Negli ultimi anni, mesi, insomma, sono diventato più selettivo e ho cercato di portare titoli solo quelli davvero intriganti, evitando quei cloni di piuttosto che le copie fatte male di qualcos'altro, insomma, o tutto quello che a mio gusto potrebbe non piacervi. Ovviamente anche qui può capitare che diversi giochi portati consecutivamente possano non essere nelle vostre corde, come ad esempio, non so, una settimana porto 2 giochi di ruolo e uno strategico e chi di voi non ama né i giochi di ruolo né gli strategici quella settimana non guarderà nulla. Ma non c'è nessun problema perché i gameplay non sono delle marchette, quindi io presento un gioco, spesso è lo sviluppatore a chiedermelo, farlo vedere, parlane. Io poi dico quello che è, che sono i lati secondo me positivi, quello che non funziona e la cosa finisce lì. Come quando viene l'amico appunto a casa e lo faccio vedere, l'amico dice non mi piace tanto, ecco, stessa cosa. Ogni tanto porto anche dei AAA, molti di voi che mi seguiranno insomma lo sa, ma questa è un'altra questione. La questione è questa. Ogni tanto mi capita di appassionarmi a un gioco e perderci la testa, quindi di giocarci tantissimo. Quando mi sento preso da quella passione, da quella voglia di giocare, non mi lascio sfuggire l'evento, perché quando un appassionato parla fa un video anche coinvolgente. Quindi lo prendo e lo registro, come è successo anche spesso su giochi AAA o anche su indie. Ho ripreso in mano My Garage, ad esempio, o anche Elder Scrolls Online. Quindi il mio lavoro è quindi quello di creare qualcosa che io stesso... di cui io stesso usufruivo quando non avevo il canale 2012, 13, 14, quando vedevo interi gameplay serie per appassionarmi e comprarmi i giochi, come mi è successo con Europa Universalis o Timber and Stone. C'era il grandissimo Mr. Delleric che io guardavo, seguivo, era uno che commentava comunque e grazie a lui ho comprato i giochi. Stessa cosa mi piacerebbe farla e ho iniziato a farlo stabilmente dal 2014. Vi parlo di tutto questo prima di tutto, come ho già detto, per presentarmi a chi non mi conosce, ma anche per manifestarvi un pochino un disappunto su alcune cose. Chi è qui da più tempo magari lo sa già. Le prime cose di cui voglio parlare riguardano direttamente me, cioè nei commenti. A parte i classici commenti che io apprezzo tantissimo, che sono quelli costruttivi o i pareri personali sui giochi, positivi o negativi, mi dispiace nei video che spesso i commenti sono la prova di come quel video sia preso come fosse un box informazioni, un forum o un Reddit. Ad esempio, nel 2022 io ho fatto un video se conveniva giocare a ESO nel 2022. Un classico video che si trova, è un titolo che usano in tanti ed è apprezzato, in Italia comunque non c'era, ecco. Quel video ha fatto migliaia di visualizzazioni, uno dei video più visti del canale, 23.000 mi pare, e oltre 80 commenti. La maggior parte dei commenti è questa: perché hai il gioco in italiano? Ovviamente ci sono già commenti lì, tra quegli 80, a cui qualcuno ha risposto spiegandogli che è una mod, insomma... Però questo mi intristisce perché uno arriva, vede due nomi, smette di guardare, dico non lo guardo più,
e scrivo. Questo appunto è successo anche su video di soli 3-4 minuti. Inoltre, c'è da dire, anch'io faccio domande sotto video di altri quando mi appassiono a qualche gioco che comunque penso magari di giocare per conto mio, non portare sul canale, vado sui video, li vedo e faccio domande. Ma io ho l'accortezza di per evitare figure di guardare il video, spulciarmi anche i commenti e se non trovo nulla scrivo. Mi dispiace appunto che chi domanda queste cose senza leggere neanche i commenti, non gli interessa chi io sia, cosa faccia, se è già stato chiesto, se lo mostro in video. Io a questi commenti, lo preciso, lo dico, ho smesso di rispondere. Non è per cattiveria, ma io perdo diverse tante ore a registrare, provare i giochi, calcolando che io sono avanti di un mese con la programmazione, quindi ho già video pronti per tutto il mese che viene, per dire tanto che, e a fine giugno farò i video per tutto luglio. Non ho intenzione più di perdere tempo per chi non ha voglia di impegnarsi. Ora, riguardo sempre al tema della lingua, ne ho parlato tantissimo anche in live, spesso gli indie sono in inglese. Non sopporto più i discorsi patriottici del fatto che non c'è l'italiano, non avrai i miei soldi. Shadows of Doubt è, era e sarà il mio gioco dei sogni, quello che ho sempre sognato, è in inglese, me lo gioco. Piuttosto col dizionario, mi piace, voglio quello, lo gioco. Magari imparo pure qualcosa, insomma, ecco. Quindi vorrei sottolineare che non risponderò più neanche a queste provocazioni. L'ultima cosa, insomma, magari voi non, poi non mi vedete più molto spesso in live. La live, l'ho sempre detto, non si presta molto per quello che io faccio, perché siamo sempre in una decina, comunque 10-15, però non si presta molto perché io non faccio intrattenimento, ma faccio presentazione di giochi, quindi... E qua arriviamo su un altro discorso. Io il canale Viola non lo leggo quasi più perché esce un gioco e sono tutti a fare quello, esce quell'altro e sono tutti a fare quello, cioè seguono tutti come fossero delle marchette, come fosse un cavalcare l'onda, ed è un, appunto un, sono delle live di intrattenimento. Io presento giochi, non devo intrattenere, non devo far ridere, io faccio vedere i giochi, infatti è il motivo per cui mi seguono in pochi. Mi dispiace perché ormai sta diventando tutto una tendenza. Esce Diablo 4, tutti a fare Diablo 4. Esce, non so, il nuovo, non so, il nuovo Fallout, il nuovo Skyrim, il nuovo Dark Souls. Sono tutti a fare quello, tutti quello, tutti quello, tutti quello, giorno e notte, le maratone. Non è il mio mondo. Mi dispiace, non mi piace. E un'altra cosa che non mi piace è che chi fa questo, o fa questo, o fa la critica. E la critica è sempre, e qua soprattutto mi metto un paio di canali, due o tre, in cui parlano di videogiochi ma ne parlano male comunque. C'è chi ne parla male tirandoli in giro, prendendo per il culo i giochi, che io ho sempre trovato poco rispettoso per gli sviluppatori, specie se è un indie, ma anche chi critica continuamente e ogni volta che li vado a vedere in live sono lì, no ma questo non va, no è uno schifo, questo è uno schifo. Poi vanno anche a criticare il lavoro di altri. Cioè ci sono tante cose che io sto vedendo online negli streaming e a volte anche nei video che non mi piacciono. Quindi questo per dirvi un pochino quello che penso della situazione attuale del tubo. Io voglio rimanere fuori da questo perché non ho l'ambizione di fare soldi e qui voglio proprio essere onesto. Se arrivano dei soldi col tubo li voglio fare con qualcosa che mi piace. Qualcosina arriva, non è niente di che, ci pago una bolletta per dirvi, o mi compro un gioco ogni tot mesi, ma preferisco essere onesto e dirvelo, io non ho intenzione, nessuna intenzione di cavalcare l'onda su giochi in uscita, se non saranno degli indie insomma che mi piacciono, se no non lo farò, e non ho intenzione di cambiare quello che già faccio, e non ho intenzione di fare quello che fanno gli altri. Voglio rimanere chiuso nel guscio mio, perché appunto quello che vedo intorno non mi piace per niente. Detto questo, insomma, questo è un mio sfogo che volevo fare
fare con voi e spero abbiate apprezzato. Quindi il canale continuerà così, ci potranno essere delle novità, delle nuove rubriche, magari nuovi video con cadenza diversa, non lo so, sono 9 anni che faccio sempre la stessa cadenza. Non ho mai neanche cercato di innovare, di provare a cavalcare, perché non ho intenzione di sfruttare le tendenze per fare risultati, non mi interessa. Io faccio questo, se un domani questo esploderà per come lo faccio, ben venga, se no no. Il giorno in cui non mi sentirò più di farlo, non lo farò più. Fine. E questo anche per dire che spesso ricevo dei commenti abbastanza aspri, che vengono spesso censurati dal tubo, su cose che dico in video, pareri che do sui giochi che vengono presi sul personale. Insomma, quei commenti lì li lascio nascosti o banno direttamente l'utente, e vi garantisco che di utenti ne ho bannati parecchi negli ultimi anni. Quindi insomma, voglio stare tranquillo. Quindi, se voi siete ben arrivati, siete i classici giocatori che vogliono scoprire un gioco nuovo, interessante, intrigante, indie, sconosciuto, che magari amate dei generi che piacciono anche a me, insomma volete scoprire cose nuove di cui non parla nessuno, siete assolutamente benvenuti. I commenti li leggo, rispondo, facciamo anche una conversazione. Magari in tanti mi chiedete, facciamo una live, parliamo di quelle cose, proviamo quel gioco, lo facciamo tranquillamente. Detto questo, desidero dare un benvenuto ancora a chi è arrivato negli ultimi tempi, a chi arriverà e vedrà questo video, e un caro saluto e un abbraccio a chi è già qui e soprattutto a quelle persone che sono veramente abbonate al canale YouTube da anni, con c'è un, diciamo, un abbonamento base da proprio il caffè. E io li ringrazio veramente di cuore. Un domani magari mi piacerebbe magari mettere qualche non so, faccina o cose particolari, non so come si fa, mi informerò per chi ha deciso di fare questa cosa. Comunque sono cose opzionali assolutamente. Io vi saluto, un abbraccio, una buona giornata a tutti voi, alla prossima e ciao ciao.